Bentrovati al nostro appuntamento di Media News Extra. Come avevamo già preannunciato nella scorsa puntata, siamo di nuovo in compagnia di Alessandro Savona e Massimo De Trovato. Ciao ragazzi, Grazie ragazzi, per perché l'invito siamo coetanei, quindi siamo ancora rinnovato. giovani. Allora, continuiamo la nostra puntata. Abbiamo parlato appunto dell'affido di ragazzi un po' meno fortunati rispetto a chi viene adottato. Alessandro Savona e Massimo De Trovato hanno avuto la fortuna di aver avuto Marco in affido quando era un minore. Ora Marco ha 18 anni e ha scelto di rimanere con questi papà del tutto speciali che lo amano tantissimo. E da recente c'è stata una trasmissione su circuiti nazionali dove c'è stata questa bellissima sorpresa di questo Bel messaggio, di video, questa lettera, di sì. questo video che ha fatto Marco. È stata una dichiarazione di grande amore, di grande affetto che vi ha fatto. E Inaspettata. io, siccome vi conosco e siamo grandi amici, non vi nascondo che mi è uscita la lacrimuccia. Non immagino voi, Pensa a non ve lo noi sto in neanche diretta. a chiederlo. È vero, Massimo? Cioè, avevi il nodo, io che Era un un po' pochettino eri strozzato. strozzato, ti vedevo. Sì. Allora, Alessandro, io sono una tua fan da un po' di anni, oltre ad essere molto amica della tua mamma, che noi ci sentiamo ogni giorno, che salutiamola. Allora, sei uno scrittore fantastico, un scrittore di Grazie. un'eleganza incredibile, sei al quarto libro, io me ne sono seguiti due presentazioni, diciamo questa è la terza, perché allora vediamo se sono brava. Io mi ricordo Etica di un amore Esatto. impuro, poi mi ricordo un altro che è dedicato un po' alla tua nonna, che è caffè, Sono diciamo, ricordi Caffè legati a Palermo, d'Orzo, sì, Latte con di fatti di Mandorla cronaca. e Sì, Sales, che mi esatto. ricordo. Mi sono perso il primo. Corpi contro. Beh, corpi contro, parliamo veramente di Di, un'era geologica, per esatto, che ancora non ci Sì. frequentavamo. E l'ultimo Ci sono io, che è bellissimo, che appunto tocca questo tema che abbiamo affrontato sia nella precedente puntata e accenneremo di nuovo oggi riguardo l'affido. L'affido, faccio un cenno leggermente, cioè veloce, poi tu mi parlerai. Di un adulto omosessuale che si avvicina in questa Sì. casa famiglia e dove prende diciamo l'affido, Allora, si sì, avvicina a allora, un nella minore. trama sì, la voce narrante è quella di un quarantenne single omosessuale che fa volontariato presso una casa famiglia e si occupa di tanti bimbi, insomma, limitatamente a quello che è il tempo che lui può dedicare a questa casa famiglia. In questa casa famiglia c'è in particolare un bambino che si affeziona a lui molto e insieme. Insomma, sviluppano, come dire, dei sentimenti molto, molto forti che potrebbero far pensare esattamente a quelli che intercorrono tra un padre e un figlio, ma in realtà loro sono un non padre e un non figlio. Per cui accade a un certo punto che l'adulto rapisce il minore, il piccolo. Rapimento per la società. Può essere considerato un rapimento per la società, probabilmente è qualcos'altro per loro due. È un fuggire da qualcosa, è un andare incontro a qualcos'altro. Allora, all'adulto accade di andare incontro al proprio passato, al bambino accade di andare incontro a un futuro imprevedibile. E non posso purtroppo svelare altro della trama perché la struttura è quella di un cerchio che si chiude, è dentro il quale accade appunto tanto. Che poi c'è un passaggio che mi ha colpito molto, che in realtà poi c'è anche uno scambio di ruoli, perché il bambino si trova anche un po' da fare da padre all'adulto. Eh beh sì, certo, però tutto prende l'avvio da una frase che realmente un bambino ha detto a me, quando ci siamo trovati soli, a un certo punto mi ha detto, ma io per venire a casa tua, quando sono grande e guido la macchina, devo andare sempre dritto. Quindi tu, in un bambino di Cioè, ho sei la anni, pelle d'oca, in questa frase una leggi frase smarrimento, voglia smarrì di tutto. trovare famiglia, voglia di andare a casa, di trovare una casa. Da questa frase, che risale per la mia esperienza a quasi 4 anni fa, poi ha inizio lo sviluppo di questo libro. Perché tanti anni? Perché una storia ha bisogno di essere lì, di star lì, di essere lasciata a posto da sola, ha bisogno di tempo per svilupparsi, devi prendere la giusta distanza per poter osservare le cose con un occhio diverso che dovrebbe essere
molto umilmente lo dico per carità, quella di un autore che vuole affrontare questi temi così alti. Sandro, tu sei una persona che io stimo tantissimo, grandissimo profilo da tutti i punti di vista. Hai fatto una scelta importante. Tu hai sempre, hai detto bene, un occhio che stai sempre ad osservare. Quindi ogni giorno, qual è l'aspetto che cogli, che ti porta tanto dolore, ma che oppure corrispettivo che ci può dare anche una speranza? Nei confronti dei minori che hanno bisogno di che attendono appunto in queste case famiglia, una famiglia che appunto che li accolga. Cos'è quello che io noto di più? È il loro fortissimo bisogno non tanto di consolazione, quanto di essere presi in considerazione, che è una cosa un po' diversa. Cioè loro urlano, possono far confusione, possono essere disordinati, ma alla fine è un urlare a modo loro quel ci sono io, che è la frase del titolo, capisci? Molto spesso è una frase urlata ma in modo silenzioso, quindi è assolutamente un contrasto, capisci? Dire urlo cosa in maniera muta, ma lo vedi attraverso i loro occhi, lo vedi attraverso il loro bisogno di affetto totale, quello è. Quindi quello che speri è che possa esserci empatia, cioè che possa esserci questo bisogno di comprendere dal loro punto di vista ciò di cui loro hanno bisogno, e questa è la cosa più difficile. Poi ho letto un tuo commento che mi ha colpito molto, che noi ci siamo un po' fatti un po' di corrispondenza. La cosa più difficile per un essere umano è essere liberi. Sì, e beh, lo diceva Sartre, l'uomo è condannato a essere libero, il che significa che nel contempo la libertà è il più grande dono che abbiamo ricevuto quando siamo nati, quando abbiamo cominciato a vivere. Però è difficile da gestire. È molto difficile da gestire, infatti immagino un po' i casini, lo sappiamo bene cosa porta la difficile gestione della libertà nella vita di ognuno di noi, è quello il problema. Allora, Massimo, quanto ha contribuito in questo libro? Quanto ha contribuito tutto, c'è tutto il mio passato, ci sono gli amici che non sono più in vita, c'è tutto la mia vita, perché la letteratura comunque, o quella che ambisce ad essere tale, è un'attività incarnatoria, è un'arte incarnatoria, passa attraverso il corpo, quindi per prendere forma poi sulla carta deve essere materia filtrata, anche se racconti di una nuvola che passa in cielo, di una navicella spaziale, cioè tutto è filtrato attraverso la tua esperienza, c'è poco da fare, quindi Massimo è importantissimo, e lui gongolerà. Ci sono i miei caffè nelle pause per farlo rilassare, sto scrivendo quanto vado a occuparmi di altro per lasciarlo comporre, giustamente. E in tutto questo, Marco, quando scrivi, è silenzioso Marco, o è rumoroso? Allora, guarda, l'episodio più bello dell'ingresso di Marco nella nostra vita è stato questo. Lui è venuto, un pomeriggio si è coricato sul divano del salotto. A un certo punto, in questo dormiveglia, si rende conto che una parete è colma di libri. E dice, ma è un film dell'orrore. Questo è stato il primissimo approccio. Si è spaventato. Esatto. Però, me li devo leggere tutti. Però poi si è addormentato. Quindi questo significa che si è rilassato. Quindi ha cominciato a sentire appunto... Cioè era un po' magari quella diffidenza di un ambiente che non conosceva. Questo bisogno finalmente di non giudizio. Noi viviamo perennemente nel giudizio ed è una cosa sbagliata. Dovremmo ogni tanto essere più... Lui stesso dice, quando ci ha conosciuti, l'unico dubbio che aveva, se sono troppo effeminati, poi invece ci ha conosciuto. 6 anni, sì. Ripeto, 16. Marco, quando ha detto sono i miei due papà, è un messaggio molto forte, cioè vi ha riconosciuto come tali. Sì, ma perché come girare va un al di là dei pregiudizi, va al di là di tutto. La realtà com'è, perché durante quei 6 anni, in quella casa famiglia, che messaggio ha ricevuto lui rispetto al mondo omosessuale? Ha fatto da papà ai suoi fratelli, capisci? Quindi. A lui quindi è venuta a mancare una parte consistente della sua vita. Questo messaggio è anche importante perché lui con questo non intende dire dimentico il mio padre biologico. Lui ce l'ha, lui lo adora, suo papà, grazie a Dio. Noi siamo
coloro che affiancano probabilmente i suoi genitori biologici. Ma dire i miei due papà vuol dire che possono essere anche tre. Eh sì, cioè, no, ma anche questa è una cosa molto bella, perché insomma anche questa grande nobiltà d'animo che avete, nel senso di non rinnegare la propria famiglia d'origine, anzi. No, per carità, ma poi viviamo nell'era delle famiglie allargate. Esatto. E poi qualcosa. Un messaggio importante che può arrivare tramite Marco è che a molti può sembrare strano, Marco, venendo a stare con noi, ha scoperto la normalità. Tu dici questo, ma per me è tutto normale. Cioè, nel senso che uno per gli stereotipi può pensare cose strane. Che fa quasi rima con banalità, perché normalità, insomma, dire normalità infatti, nel mondo omosessuale non è una bella cosa. Sì. Ma nel nostro caso quasi una banalità, una piatta banalità. Cioè la vita quotidiana di una famiglia, che insomma... Cioè, normalmente può fare una cena, va a uscire, il lavoro, quello che è. Poi c'è la nonna Giulia. Allora, se la regia mi prende questo primo piano, perché vorrei fare vedere questa bellissima copertina, ci sono io di Alessandro Savona. Ringraziamo l'editore. Sì. Edito appunto da Flaccovio. E finalmente, insomma, che bello avere queste case editrici tutte made in Sicily. E poi devo fare anche i complimenti a questa bellissima copertina. Che sì, insomma... e io ringrazio l'autore della copertina, che è un artista canadese che si chiama Daniel Berkeley. Berkeley, che insomma, con tutto bravissimo, ma insomma, noi con tanto orgoglio... Ha concesso l'uso dell'immagine. È stato fortunato, perché appunto è al corrente del fatto che parte dei proventi del libro andranno appunto all'AFAP, all'Associazione per le Famiglie Affidatarie. Allora, abbiamo 3 minuti prima di chiudere. A grande richiesta, se ci fai questo regalo... 4 righe, oh, se riesci. Cioè, devo cercare. Sì, tipo, così, libro delle risposte. Il libro delle risposte, terza riga. Non ci siamo messi d'accordo, ma lo dovevi dire. E questo è bello, che poi, perché un po' la tua voce riscalda il cuore, poi c'è una tua fan in particolare che ha detto, cioè, fallo leggere, non diciamo chi è. Ringrazio. Non diciamo chi è, infatti ho detto questa cosa di... Secondo me l'hanno mirata prima. No. Non lo so. Allora, vediamo qua. La voce narrante legge online, legge di una associazione che si occupa, che si prende cura di bambini. E quindi a un certo punto riflette sulla frase che termina, termina di leggere, che avvia subito un'adozione a distanza. E lui si domanda, quando è subito? Prima della necessità o appena dopo lo scoppio di una mina anti-uomo? Subito è ora? Ogni domani ha un subito? Si dice che il presente è troppo rapido, io trovo che sia il passato che ci divora. Zio Gustave Flaubert ci azzecca ogni volta, è una vecchia volpe, e se cerco una risposta mi basta aprire a caso la sua corrispondenza. Subito è prima di adesso, qualche millimetro dopo, il passato prossimo di chiunque. Uno spazio incuneato tra un pensiero e un respiro. Il respiro di un cane bambino. Il tuo. Grazie. Grazie a te. Grazie. Anche per questa un applauso sordo da tutti. È un grande regalo, perché in effetti è un'emozione, grazie. È un orgoglio. Purtroppo il tempo vola, sono passati altri 15 minuti e siamo costretti a salutarci. Veramente, ragazzi, ribadisco, ragazzi, spazio che hai voluto ragazza, no, grazie. Grazie, 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 grazie. Grazie veramente che siete venuti a trovarmi, veramente mi avete fatto un grande regalo. Grazie. A presto. E salutiamo anche Marco. Ciao Marco, aspetto anche te. Grazie e buon proseguimento dei nostri programmi. Grazie.